sempre su Radio TV Ponte Grande, siamo qui sempre nei campi di Lamezia Terme e San Biase. E Campinende, qui come vedete si stanno allenando, quindi ragazzi abbiamo intervistato mister Ventura, mister Di Palma, mister Caravella, e allora praticamente qui stiamo vedendo questa bellissima realtà. Ma pensate un po', abbiamo notato una cosa strana, nelle panchine del campo che dovrebbero starci i ragazzi, notiamo una folta di persone, uomini e donne, e noi vorremmo avvicinarci per capire qualche impressione, qualche realtà. Orlando, vieni qui con noi, tanto la rubrica è tua, ma facci che adesso andiamo in questa panchina. In panchina dovrebbero starci i ragazzi o le mamme e i papà? Dovrebbero starci i ragazzi, ma se ci stanno i genitori... E non manca, è un reato. Avviciniamoci qua, vediamo delle bellissime donne. Abbiamo una signora qui seduta. Signora, come mai vi trovate qua? Allora, io oggi sono qui perché è presente mio figlio e la sua prima, diciamo, esperienza calcistica come proprio portiere e quindi anche come scuola. Sono molto contenta, l'ho accompagnato con immenso piacere e vedo che come lui ci sono tanti ragazzi di diverse età, ma tutti che con una cosa che li accomuna. Il ruolo di portiere. È la gioia e la felicità nei loro volti, per cui penso sia la cosa più bella. Voi siete di zona? Sì, Lamezia. Ringrazio il mister Caravella e il mister Simone che oggi sono qui. E per questa opportunità che danno i nostri ragazzi di crescita principalmente. Grazie, abbiamo un'altra signora, ci avviciniamo qui con vostro figlio, quindi praticamente siete anche voi, un'emozione. Cosa ne pensate di questa avventura? Voi siete qui, avete anche un ragazzo, immagino. Sì, ho un ragazzo abbastanza grande, non è piccolo il mio. È un'esperienza bellissima, ringrazio il mister per quello che sta facendo per i ragazzi, perché in Calabria c'è bisogno di questo, perché non si trova in tutti i posti una cosa del genere, anche perché noi veniamo da Vibo e su Vibo non c'è questo. E noi infatti veniamo da Catanzaro e Vibo quindi non c'è, no, ma nemmeno a Catanzaro, forse è la prima o l'unica, insomma sicuramente è la prima. L'unica dal punto di vista anche di qualità, perché immagino che se voi siete qui insomma ritenete una scuola molto importante. E il vostro figlio milita in quale squadra? Nel Real Mileto in prima categoria e ha 15 anni. Vabbè, è un po' ma grande, grazie. E poi abbiamo anche un'altra signora, ma notiamo, come si suol dire, un uomo in mezzo a queste bellissime donne. Io vi chiedo scusa che passo davanti, Orlando, fai di sfondo, ma come mai un papà in mezzo a tante mamme? Essendo io libero stamattina sono venuto a godermi questa bellissima giornata. E qua come mai? Un ragazzo, una ragazza? No, un maschietto che... Guarda, devo dire una bellissima esperienza, perché come dicevi bene prima tu, è unica forse in Calabria. Io ho anche giocato in porta. Mi rendo conto che trovare praticamente degli allenatori che fanno in maniera specifica l'allenamento per i portieri è una cosa veramente importante. Importante per i ragazzi, importante per la tecnica, ma è importante anche per il carattere. Io ci conosciamo, è inutile nasconderci, ti do del tu che me lo permetti. Io voglio fare una provocazione, non a te naturalmente, ma possiamo ancora... con questa bellissima realtà, con questi ragazzi che hanno bisogno di scoprire queste nuove realtà, ma possiamo ancora vedere insomma impianti sportivi chiusi, ancora delle barriere che ci bloccano? Com'è la situazione qui in Calabria? Io mi permetto di domandarlo perché so che ne sei informato. E purtroppo quella situazione che vive la Mesa è quella che è, impianti chiusi, tutto chiuso. Io penso che questi momenti siano importanti anche per i giovani, perché come dicevo prima formano il carattere, anche il ruolo di portiere, no? Lo dicevo prima all'architetto. È un ruolo importante perché attraverso il portiere è un ruolo anche di responsabilità, è un ruolo dove tu, se come portiere fai un errore, questo errore incide sulla partita, se riesci a fare... Ed è importante perché i ragazzi non solo socializzano, vedi, non solo socializzano fra di loro, ma è importante anche perché mi abita a determinati valori. Chiudere gli impianti significa, secondo me, dare una mano alla criminalità organizzata, perché chiudendo gli impianti, vedi qua quanti ragazzi ci sono, ma in tutta la città, nel momento in cui tu chiudi gli impianti, dove vanno i ragazzi, cosa fanno i ragazzi? Comunque adesso vorrei parlare positivamente di questa esperienza, quindi ringrazio i mister che sono riusciti a coltivare questo sogno, cioè di fare in Calabria una scuola di portieri, è una scuola di portieri che, ripeto, non solo tecnicamente sono preparatissimi, ma anche a livello di formazione di carattere, ma anche per l'ambiente molto pulito e molto bello che si è creato. Ne parlavo prima proprio con l'architetto, con le mamme, vedere tante mamme anche in questo ambiente è una cosa piacevole, perché restituisce al calcio anche quella bellezza
quella bellezza proprio di viverla assieme. Guarda quante famiglie siamo oggi qua. Benissimo, allora ti ringraziamo e diamo un appuntamento, quindi non scoraggiatevi, insomma, bisogna essere tenaci e impegnarsi come fate voi. Infatti vieni, vieni il ragazzo, ecco, adesso andrò dall'architetto, se non ci, come si suol dire, ci scappa. Quindi questo è il famosissimo bambino, ragazzo che gioca, in quale squadra milita? Gioca nell'oratorio, come si chiama la tua squadra? Dillo, dillo, la tua voce vogliamo sentire. E mi pare che l'altra volta hanno fatto qui una partita contro l'Inter. Sì. Perfetto, e noi chiudiamo ora, e scuso la regia se passo davanti, con l'architetto, scusate le spalle, è una donna, architetto, allora cosa ne pensi di questa realtà? È eccezionale. Andrea, da quando ha iniziato con questa scuola calcio, ha un carattere completamente stravolto, è contento e in particolar modo è migliorato tantissimo. Noi abbiamo avuto modo di conoscere la signora insieme a Stefania sugli spalti, perché ora siamo in veste di televisione. Ci accomuna un discorso, le arti marziali. Certo, Andrea fino all'anno scorso faceva taekwondo, però quest'anno insomma ha fatto questo... Infatti noi, Orlando è diventato centurione di arte marziale, come dicevo, l'arte marziale è molto importante, ma il calcio è bellissimo. Bellissimo, è uno sport di aggregazione... E contento lui, ma contenti anche noi, veramente. Voi venite da molto lontano, vero? Molto lontano dalla Lamezia. Grazie architetto. Insomma, abbiamo fatto vedere anche questa realtà. Noi chiudiamo, vi salutiamo, non andate via perché adesso dobbiamo rincontrare altri mister. A voi studio, a te Elio.